Martedì 7 luglio ci troviamo a Torino per il workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Torino. Si parla di architettura sostenibile, ma anche di involucro edilizio e di involucro energetico. Tanti temi, tra cui smart building, materiali e tecniche costruttive. Abbiamo cercato anche di capire con i tanti specialisti del settore quali sono le tecnologie presenti sul mercato. Allora vediamo le interviste che abbiamo realizzato. Siamo ormai 25 anni che siamo produttori di coperture metalliche, oltre a questo fiore all'occhiello che è il Drite, che è questo prodotto brevettato anche con un brevetto europeo. Abbiamo diverse tipologie di coperture e di sistemi metallici, a partire dai solai strutturali non collaboranti, ai rivestimenti di facciata che li produciamo anche noi proponendo un sistema ondulato a un sistema doghe modulare, fino ad arrivare ai pannelli di ultima generazione, per i quali utilizzando materiale di pregio e di qualità riusciamo a garantire una performance e una cappa termico migliorativo rispetto a tutti i nostri concorrenti. A parità di cappa termico possiamo dare pannelli con uno spessore inferiore, quindi con notevoli vantaggi anche economici per i nostri clienti. Oggi state raccontando la vostra storia al pubblico degli architetti, perché avete deciso di aderire a questo progetto, a questo convegno? Perché stiamo avviando l'iter di certificazione per la sostenibilità tramite ente terzo. Abbiamo avviato la procedura appunto per ottenere LEED, ITICA e GPP. Drytech è il nostro sistema di copertura di punta e, se posso approfittarne per prendere qua una lastra, la forza di questa copertura qua è il sistema di sormonto ad aggancio senza fori, col fissaggio nascosto, alta pedonabilità e altissime qualità del materiale. Alluminio 57-54, considerato un po' l'oro dell'alluminio, ci ha consentito di superare i rigidi test di collaudo e di certificazione. È quindi una copertura brevettata, è un brevetto tutto italiano e quindi rispecchia appieno le qualità del Made in Italy. L'azienda è un'azienda del Cuneese, un'azienda di Marene. È una copertura molto versatile che si adatta a molteplici situazioni. Andiamo a impiegarla da superfici di copertura piane con un minimo di pendenza di uno 0,2% di pendenza, addirittura a facciate a posata anche in verticale, su facciate verticale piuttosto che a hangar o evidentemente su forti pendenze. È da poco che abbiamo avviato la procedura di certificazione nel rispetto del protocollo LEED e ITACA, con il 60% di riciclo del materiale, quindi dell'alluminio, e questo ci consentirà di avere poi un valore aggiunto anche e soprattutto nel rispetto dell'ambiente e nei confronti anche delle pubbliche amministrazioni, che sono sempre più esigenti a richiedere giustamente queste tipologie di certificazioni. L'alluminio 57-54 è il nostro prodotto di punta che andiamo a realizzare Drytech, ma andiamo a realizzarlo anche in altre leghe, in altri materiali, quali ad esempio il rame, per andare incontro a particolari esigenze, richieste, laddove magari ci sono degli edifici vincolati e quindi con particolare esigenza, richieste da parte della sovrintendenza. Abbiamo diverse finiture di colorazioni, dall'alluminio standard naturale a diverse colorazioni, quindi nelle tabelle RAL, piuttosto che a finiture tipo Corten o rame verde antichizzato.